Ciao ragazzi e ben ritrovati sul canale di Sbarba, io sono Bruno Iepariello, come al solito il mio invito è quello di iscrivervi al canale e attivare le campanelle per rimanere sempre aggiornati. Allora, oggi come avevo promesso sul gruppo Telegram e l'avevo detto credo anche in live, vado a provare non solo uno dei miei due ultimi set, ma anche questo rasoio qui. L'avevo smontato, l'ho provato per diversi giorni, l'ho provato su barba lunga, l'ho provata su barba corta, questa è una barba diciamo di 2-3 giorni, quindi una barba media, e oggi per la prima volta, vi dico la verità, voglio provarlo con queste lamette qui, con le Voskhod, vista diciamo la sua geometria che va a ricordare un attimino la curvatura di uno dei rasoi che amo tantissimo e che con le Voskhod si sposa alla perfezione, appunto il Mule Rocca, ho deciso quindi di armarlo quest'oggi con le Voskhod. Quindi vado a semplicemente, se vuole uscire la lametta, perché eccola qui, vado ad armarlo con questa russa. Ok, c'è sempre questo doppio incarto che dà un pochino noia. Eccola qui, tirata fuori. Allora, lo smontiamo. Manico super knurl da 90 mm, completamente in acciaio inox. Andiamo ad adagiare la lametta in questo modo. E vi faccio vedere anche il gap di questo rasoio, che è il BBS Aggressive Step, quindi uno step in più rispetto all'aggressive normale, e infatti c'è proprio questo scalino che si crea qui nella barra di sicurezza, vedete questo scalino qui, guardate, e il rasoio, proprio la barra di sicurezza scende di uno scalino e quindi ne va semplicemente ad aumentare il gap. Questa è l'esposizione della lametta. Vi faccio vedere anche il gap. Ok? Quindi rasoio della famiglia BBS, il più aggressivo che c'è. Mi manca da provare il BBS Open, così diciamo chiudiamo il cerchio della famiglia BBS in acciaio. Ce l'ho e lo andrò a provare prossimamente, però credo che quello lì non cambi come geometria e come gap dal BBS diciamo standard. Quindi rasoio armato e vi presento, anche se è uscito già da un po' di tempo, uno dei miei ultimi due set, e sto parlando di Asterios. Eccolo qui, Toscana Factory Lab Asterios. Profumazione di questo set, di questo sapone. In testa ci sono delle note legnose e mescolate insieme diciamo a delle note speziate. Sul fondo si percepisce una nota cuoiata. E io la definisco una profumazione veramente maschia, una bella profumazione strong da maschio alfa. E c'è poco altro da dire, diciamo, sulla profumazione, nonché che è una profumazione che poi comunque sulla pelle va a evolvere un pochino la sua fragranza. E, l'etichetta, come potete vedere, c'è il Minotauro adagiato, no, su questo labirinto. Asterios è il nome proprio del Minotauro, e perché il Minotauro? Semplicemente perché rappresenta quello che anche Dante aveva descritto nella Divina Commedia, credo nel canto dodicesimo, dove lo incontra nel girone dei dannati, dei violenti, quindi all'inferno sicuramente, e c'è questa questa assonanza fra la profumazione bella maschia, un po' bestiale, e appunto la bestialità, quindi uomo, mezzo mezza bestia, del Minotauro. Questo è tutto, questo è
è il perché dell'etichetta. Allora, io però oggi faccio una cosa, l'avevo già fatta sul mio vecchio canale, credo, con il Messner Tremonia, con la crema in particolare di Messner Tremonia. Io oggi vado, senza ammollare il sapone, a prelevarlo con questa spatolina, e mi raccomando, spatolina per spalmare il burro o i formaggi molli e non il cucchiaino, altrimenti il sapone si offende, sto scherzando. Che cosa faccio? Ne vado a prelevare, questo è un campioncino da 5 ml barra 5 grammi. Ora io ve la devo di tutta, siccome poi qualcuno potrebbe dire che ma questo è quello da 10 grammi piuttosto che quello da 15, no, questa prova è ripetibile da chiunque a casa vostra. Avevo anche preso la bilancia, no, di precisione, avevo fatto una specie di supporto così, vedete, per poi pesarlo, no, nel video, ma purtroppo quando la bilancia la andiamo a mettere così si sposta la perpendicolarità e quindi il peso del piatto e sballa il peso. Vabbè, comunque, detto questo, andiamo a prelevare questo soap in questo modo, quindi andiamo a inserirlo in questa in questo vasetto da 5 grammi e così ne testiamo, diciamo, anche la resa, che questo ve lo dico io, i miei saponi sono fatti con una percentuale, una concentrazione, ecco, usiamo termini tecnici, del 30%. Mediamente si usa una concentrazione, tipo le creme della Taylor o Proraso, sono fatte con un 20% più o meno di concentrazione. Più è alto il numero percentuale, più il sapone rende. Questo mi è avanzato, andiamo a ficcare un'altra volta così qui dentro, perché comunque il campioncino, questo lo andiamo a chiudere, era volato in terra il cosino, e lo mettiamo qua a Stereos. Ecco, come potete vedere, l'ho riempito al pari, anche se ci sono un po' di spazi vuoti, però dai, ci dovrebbe essere. Lo vado a pesare, avevo fatto la tara e sono 4 grammi e mezzo il peso. Sono 4 grammi e 29 di sapone. 4 grammi e 29 di sapone. Allora, io cosa faccio ora? Riprendo la spatolina, vado a togliere, ok, il sapone. Come potete vedere, non l'ho tolto tutto. Quindi da 4 grammi e 29, diciamo che ne abbiamo prelevato 3 grammi e mezzo. Ok? Questa, ragazzi, è una prova che potete fare tranquillamente nei vostri bagni e a casa vostra. Quindi questa nocciolina la vado ad adagiare sul fondo della ciotola. Come si fanno le prove? Quindi quando volete andare a testare la resa di un sapone, come si fa? Innanzitutto dovete pigliare un pennello sintetico, perché è l'unico pennello che non va a mangiarsi il sapone. Lo andiamo un attimino a lavorare. E a inglobare, diciamo, all'interno del ciuffo. In questo modo. Chiaramente, come potete vedere, sul fondo si spreca ancora altro sapone. Quindi, questo è quello che abbiamo nel ciuffo. Io non faccio altro che bagnarmi il viso. Aspettiamo un pochino di acqua calda e andiamo a testare quella che è la resa del sapone. Veramente queste sono prove che io ho già fatto, quindi so come si comporta il mio sapone. Viso bagnato, pennello, andiamo a stenderlo e a iniziare quello che è il montaggio. Dicevo, queste sono prove che io ho già fatto prima di lanciarli sul mercato, proprio perché voglio che il sapone renda.
quindi abbia una resa altissima. Ok, ora abbiamo spalmato semplicemente il prodotto nel viso, andiamo ad aprire acqua calda, aggiungiamo così da dietro acqua e cominciamo quello che è il lavoro vero e proprio che va fatto sul sapone. È un montaggio un po' più lungo, anche perché questo prodotto assorbe, ingloba in sé tanta acqua. Questo possiamo chiamare face lettering, nudo, puro e crudo. Aggiungiamo ancora altra acqua al pennello, pochissime gocce per volta. Vedete, il sapone inizia a montare. Questa che voi vedete nel viso, no? La classica schiuma, non è altro che una emulsione fatta con acqua, aria e appunto il sapone stesso. Quindi come quando fate la maionese, e poi dobbiamo stare attenti quando facciamo la maionese, altrimenti impazziscono i prodotti e si iniziano a separare, ci vuole un po' di pazienza, ci vuole e dovete insistere, altrimenti l'emulsione non viene fuori. E poi ragazzi, voglio dire, no, il piacere, la goduria che uno prova mentre si insapona è, secondo me, il 50% della sbarbata. In questo modo ne apprezzate sicuramente la profumazione, oltre che far, come sempre detto, assorbire al pelo la giusta quantità d'acqua per ammorbidirsi e quindi per... Allora, apro il pennello, andiamo ad aggiungere ancora altra acqua, per idratarsi quindi il pelo e per facilitare quello che è il compito del connubio rasoio lametta, che è appunto quello di tagliarlo e portarlo via. Profumazione che nel viso, ora a me non mi va di dire che è sparata, però insomma si sente via giù, perché chiaramente sto provando il mio prodotto, altrimenti voi dite, ma non è vero, te sei il venditore, quindi è chiaro che dici che è sparata. Provare per credere anche su questo fattore qui. Profumazione si sente, prevalgono le note legnose e speziate. Siamo troppo a stucco, quindi il sapone va lavorato ancora. Quindi andiamo ad aggiungere ancora altra acqua. Di schiuma è volata via, però pace. Dai, diciamo che va bene, sciacquo la mano, tolgo l'eccesso dal labbro. Questo è il risultato. Ok. E andiamo a utilizzare il BBS Aggressive Step. Quindi partiamo con il verso del pelo.
una barba di più o meno 3 giorni. Ok. Un'altra cosa che volevo dirvi è sicuramente scusarmi con voi se purtroppo è ormai più di un mese, più di 30 giorni che non pubblicavo video di sbarbate. Ho fatto sì le live con gli amici Dario, Marco e Andrea, e anche l'ultima live, quella che ho fatto io diciamo da solo, ma video di sbarbate erano appunto 30 giorni e più che non li pubblicavo, ma questo semplicemente perché purtroppo, ragazzi, scusate, non faccio solo questo, non faccio solo video, ho un lavoro, una famiglia, come tutti, ci mancherebbe, ma ho portato avanti quello che è il mio e-commerce, quindi pacchi, spedizioni, preparare i pacchi, appunto, inviare spedizioni, fare gli ordini, caricare nuovi prodotti, e porta via, insomma, abbastanza tempo, oppure mi metto a fare video su YouTube. Ok. Quindi vi chiedo scusa, però non sono sparito, ci mancherebbe, però il tempo è quello che è. Poi comunque è un, tra virgolette, lavoro, quello di fare video per YouTube, abbastanza dispendioso a livello di tempo, chiaramente. Perché? Perché sì, la sbarbata, poi devi montare e poi l'attrezzatura, poi devi andare a fare l'editing sul computer, eccetera, eccetera. Scusatemi sto sfogo, tanto siamo una bella community e ste cose, chiaramente, mi sento di dirle a voi, perché spero mi capiate. Ok. Olè. Allora, verso del pelo fatto, io vado a sciacquarmi il viso. Siamo a 17 minuti, spero che questo video non venga lunghissimo. Olè. Altrimenti purtroppo devo stoppare e far ripartire un nuovo video. Purtroppo la fotocamera in questione ha il limite dei 30 minuti di registrazione. Nel frattempo ci stiamo insozzando tutti, ma va bene così. Ok, stendiamo un pochino il prodotto, abbiamo aggiunto nel viso, come avete visto, altra acqua. Vi faccio vedere il montaggio del secondo giro di boa. Zoomiamo un pochino, spero che si veda. E andiamo con il traverso. Allora, parliamo un attimino del rasoio. Rasoio che la sua caratteristica, simile chiaramente a tutta la serie BBS, è questo taglio molto dolce, dato chiaramente dalla curvatura. Vi ripeto, mi ricorda soprattutto questa versione qui, quindi l'aggressive step, molto il Rocca, anche se poi hanno un bilanciamento un pochino diverso, però a me lo ricorda. Ok,
si sente che è un pochino più efficace del fratellino minore, ossia il BBS Aggressive. Qui è uscito a questo red point, unico morto al momento. Vado a inserire ancora altra acqua nel viso per l'ultimo passaggio, quello del contropelo. Ok, abbiamo sciacquato così sommariamente, andiamo a recuperare il soap. Chiaramente lo montiamo, visto che abbiamo aggiunto altra acqua. E questo è il risultato al terzo passaggio. Ok, stendiamo un pochino. Prima di effettuare il contropelo vi faccio vedere quello che avanza. Io dico che così siamo a posto, questo che è avanzato nel pennello. Eccolo qui. Quindi una quarta passata si faceva tranquillamente. Allora, andiamo a sciacquarci le mani, rasoio e partiamo dal basso con il contropelo. Il rasoio, ok, togliamo qualche peletto in eccesso, è un rasoio questo BBS Aggressive Step che comunque, ecco, non lascia nulla indietro, basta veramente un passaggio e appunto siamo a BBS. È sicuramente il più aggressivo, efficace di tutta la famiglia. Chiaramente abbiamo visto all'inizio questo scalino, no? Questa barra di sicurezza che cade proprio e va a formare questo scalino aumentandone il gap rispetto alla serie aggressive normale, diciamo, quindi al fratellino minore. Io direi che ci siamo, questo era il solito red point, sono liscio, un pochino qui. Ok, dai, ci siamo. BBS raggiunto. La metta che ho montato, la Voskhod, a parte questo red point, non ha fatto ulteriori danni, quindi si conferma una lametta che è vero che non è troppo tagliente, ma è una lametta che perdona e soprattutto in rasoi con questo tipo di di testina, quindi con questa curvatura, si sposa benissimo. E chiaramente il connubio, prima di mettere l'aftershave vado a sciacquare un attimino il viso, il connubio tra rasoio efficace e lametta un pochino meno tagliente ci sta alla grande, si sposano veramente molto bene. Olé.
andiamo a asciugarci il viso. E ci siamo, dai. Quindi rasoio che consiglio a persone che la barba, ora io l'ho provato, vi dicevo, anche giornalmente, è forse un capellino troppo incisivo barra efficace per essere usato giornalmente in tutte e tre i passaggi, quindi pelo, traverso e contropelo. Penso che una pelle normale come la mia, normale un po' più tendente al sensibile, riesca a utilizzarlo in contropelo i primi due giorni della settimana. Poi dal mercoledì, se siete soliti fare la barba tutti i giorni, dovete purtroppo per forza di cose fermarvi al traverso, altrimenti inizia a stressare troppo la vostra pelle. Credo che comunque il più equilibrato fra tutti, tutta la serie, e mi manca ancora il che ce l'ho qui, l'aggressive, no scusate, questo non si chiama aggressive, l'open comb, ok, mi manca ancora da provare questo, c'ha il manico leggermente più corto, il manico UFO, quindi forse aggiunge maggiore feeling, ok, nei passaggi in viso. Chiaramente potete poi sostituire il manico a questo BBS Aggressive Step con un altro più corto. E, dicevo, il più equilibrato fra tutta la serie BBS è sicuramente, mazza come sono liscio, pelle cingomosa, è l'aggressive normale. Aggressive Step, sì, non è esagerato, però insomma inizia a farsi sentire. Mi è piaciuto anche questo qui, tutta la serie BBS, devo dire la verità, bella bella riuscita secondo me. Pennello non ha bisogno di presentazioni, è un sintetico top di gamma. Quello che è avanzato, ed erano 4 grammi e 29, 4 grammi e qualcosa, quello che è avanzato nel barattolino è questo, come potete vedere, più tutto quello che c'è sul fondo della ciotola. Chiaramente, da miei test effettuati, ma vi ripeto, potete tranquillamente, nel frattempo vado ad agitare l'aftershave, potete tranquillamente provare a casa vostra 3 grammi di sapone, della mia pasta di sapone, semi dura, semi morbida, definitela un po' voi come vi pare, completate egregiamente con 3 grammi le 3 passate, quindi un grammo a giro di boa. Ok. L'aftershave non ha pizzicato più di tanto, anche perché comunque io, come detto anche nella live, ho cercato di fare questi prodotti. Vado un attimo a stoppare il video e ricominciamo, così possiamo parlare un attimino più a lungo. Ok, dicevo, ho abbassato la gradazione alcolica dei miei aftershave proprio perché secondo me il pizzicore nel viso, appunto dato dall'alcol, non deve essere estremo. Ci sono degli aftershave che all'interno contengono anche l'80-85% di alcol e sinceramente sono troppo aggressivi nella fase ovviamente iniziale di quei 4, 5, 6 secondi che dura questa fiammata data, vi ripeto, dall'alcol. Ecco, a me non piace sinceramente, perché poi è una fiammata che voi avrete anche dopo aver utilizzato un rasoio come, mi viene in mente uno, Lenson Shaving Mild, ecco, che è proprio il massimo della delicatezza. Quindi a me non piace, ho fatto questa scelta di abbassare un pochino la gradazione alcolica. Come potete vedere, chiaramente, questo che cosa, da questa cosa di abbassare l'alcol, se ne ottiene lo svantaggio che la fragranza rimane in superficie. Questo è Asterios senza etichetta, l'ho fatto vedere anche in
live e non viene chiaramente disciolta, perché è l'unico elemento all'interno dell'aftershave che discioglie la fragranza su base oleosa è l'alcol. Poi vedete sul fondo c'è la posa di farina di guar, semplicemente agitando il tutto, come per magia vanno in soluzione e diventa questo colore lattescente. Ok, sapone usato, aftershave inserito, unico morto degno di nota è questo microscopico Red Point che sicuramente andrà via fra un istante. La resa del sapone ve l'ho fatta vedere, penso che fate voi il conto, anzi scrivetemelo nei commenti, voglio vedere se siete attenti a quello che dico, fate voi il conto, 125 grammi di sapone diviso 3 grammi, voglio vedere quante sbarbate, e scrivetemi anche il costo per sbarbata, voglio vedere un attimino se siete attenti, lo dovete scrivere voi, quindi me lo scrivete nei commenti la risposta esatta. Vabbè, io non devo dire altro, il set l'ho presentato, profumazione che poi vira nel viso, vira nel viso è bella sta cosa, vira sulla pelle e diventa un pochino più dolce, quindi meno aggressivo, aggressiva della percezione appunto iniziale del profumo, e si addolcisce leggermente. Ragazzi, questo è tutto, io vi aspetto al prossimo video, come al solito, stay tuned, ciao!